Ciao a tutti! Oggi prepareremo il gelato tiramisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 3 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono mascarpone, latte freddo, caffè freddo amaro, zucchero a velo, panna fresca per dolci, savoiardi tagliati a pezzetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta montando per prima cosa la panna. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere 30 g di zucchero a velo e la panna che deve essere ben fredda. Noi l'abbiamo messa per 45 minuti in congelatore. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere il mascarpone, e 70 g di zucchero a velo. Ed azionare il bimby per 40 secondi. A velocità 2. Aggiungere il caffè freddo amaro, il latte freddo ed amalgamare per 30 secondi. A velocità 3. Versare il composto nella ciotola con la panna. Amalgamare delicatamente. Aggiungere i savoiardi ed amalgamare bene. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il gelato dal congelatore. Serviamolo decorando con cacao amaro e savoiardi. Gelato tiramisù. Si conserva in congelatore per 7-10 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!